Poca clemenza da parte del meteo, speriamo che possa rimanere così anche per non inficiare troppo le condizioni di un campo da gioco che comunque non è in perfette condizioni. Il calcio d'inizio l'ha dato la Res Roma, che è partita immediatamente in attacco con Fracassi sulla sinistra. Si fa vedere Pirone sulla rimessa laterale, riceve il pallone ancora da Fracassi. Fracassi attaccata da Peressotti. Fracassi cerca lo spazio per il cross. Viene fermata, ancora in fallo laterale, buono l'intervento qui da parte di Peressotti, c'era stato poi il raddoppio di marcatura da parte di Sardu, ancora la rimessa di Ciccotti, il rimpallo conquistato da Pittaccio, primo calcio d'angolo di questa partita in favore della Res Roma dopo 38 secondi di gioco. Va Simonetti a battere questo primo tiro dalla bandierina. Sono 5 gli elementi in area della Res Roma, pronti ad attaccare la porta, difesa da Blancuzzi. Si ferma Simonetti, poi riparte il cross da parte di Simonetti, va e la rete da parte della Res Roma al primo minuto, Pittaccio, il vantaggio immediato delle giallorosse, da sola sul secondo palo Pittaccio è intervenuta, non ha potuto fare niente Blancuzzi se non portarsi il pallone dentro la porta, si sblocca immediatamente il risultato al Francesca Gianni. Andiamo a bordo campo, Delfina. Non mi sente Delfina a bordo campo? Sì, ti sento. Eccoci. Flavio, mi senti? Sì, adesso sì. Dicevo, dopo pochi secondi un gol che ha fatto esplodere di gioia la panchina giallorossa, invece da parte... Pallone in fallo laterale, Frizza con le mani per Parisi, ancora per Frizza, spedisce il pallone verso Brumana, Brumana attaccata da Colini, Brumana è costretta ad indietreggiare, va da Parisi, Caporese... C'è la sovrapposizione da parte di Parisi, Camporese però cerca l'azione personale, mette fuori Ciccotti, poi Nagni, trova il rimpallo su Tuttino e allora rimessa con le mani in favore della Res Roma. Eccola inquadrata Vanessa Nagni, il capitano della... Attenzione al rimpallo che premia Nagni, il lancio verso Pirone che è in posizione regolare, attenzione a Pirone, Pirone attaccato da Frizza. Pirone temporeggia, ancora Pirone, tira col sinistro, il miracolo di Blancuzzi. Ha trovato uno spiraglio Valeria Pirone per il sinistro, forse aspetta. È rimessa con le mani in favore della Res Roma. Nagni, attaccata da Camporese, ancora Nagni, riesce a servire Gambarotta che trova uno spiraglio verso Pirone. Pirone contro Martinelli. Pirone riesce a tenere palla. Ancora Pirone, il dribbling, poi cade, non c'è fallo, si continua, allora il rimpallo verso Camporese e alla fine la rimessa è per il Tavagnacco, per la numero 2 del Tavagnacco. Comunque calcio di punizione con la inquadrata Nene Bissoli, calcio di punizione in favore della Res, 36esimo minuto, batte Simonetti, la conclusione di Simonetti direttamente verso la porta di Blancuzzi, pallone centrale debole. Va delle punizioni alle giallorosse. Grazie Delfina, abbiamo rivisto l'occasione. Nagni probabilmente si è disinteressata del pallone ed è andata a staccare su Sardu che non è riuscita a saltare verso il pallone a sua volta e allora... Calcio di punizione, minuto 39, c'è Brumana sulla palla. Parte Brumana, fuori! Incredibile, pallone che passa a un centimetro dal palo, Pipitone immobile, una statua di sale Pipitone, ma il pallone è uscito. Sconsolata Brumana, rivediamo. Perfetto, il calcio di punizione di Brumana e pallone che esce di un niente. Non poteva far altro che guardare Pipitone. È stata ammonita probabilmente per il Tavagnacco che adesso sta chiudendo la Res nella sua area di rigore. Bistoli cerca lo spazio per il traversone, lo trova Camporese, va di testa ma è deviato il pallone, calcio d'angolo. È andata Colini ad anticipare Camporese. Colini che poi lamentava una spinta, rivediamo, anzi è stata Gambarotta, tanto il calcio d'angolo è stato già battuto, il cross di Brumana lungo sul secondo palo, rimette in mezzo Sardu,
Ragazzi spazza via, ma c'è Tuttino, adesso è un assedio, Brumana, l'intervento di Pipitone che salva il risultato, ma ancora Tavagnacco, Camporese, Pirone toglie il pallone e poi subisce fallo, non c'è fallo secondo l'arbitro, attenzione, Parisi il cross in mezzo, mette fuori Fracassi, Camporese il tiro. Flavio, è saltata tutta in piedi la panchina della Res Roma perché Fracassi che può partire. Fracassi va al lancio verso Pirone, il fallo qui netto da parte di Martinelli. Può respirare la Res in questi ultimi secondi. Poi Pittaccio tiene il pallone. C'è il fischio dell'arbitro, che lo ricordiamo, è il signor Giuseppe Repace della sezione di Perugia. Già munita Pittaccio, sembra un po' nervosa e anche già un cartellino giallo sulle spalle. Non arriva sul pallone Brumana, Camporese all'indietro verso Parisi, il passaggio in profondità per Brumana, c'è l'intervento in scivolata da parte di Ciccotti, poi mette fuori Gambarotta, Parisi, il cross in mezzo, deviato, Nagni va sul rimbalzo, Simonetti, Pittaccio attaccata da Tuttino, perde palla, Parisi, Camporese, lo scavetto in mezzo, Pepitone non chiama palla e allora Ciccotti interviene, spazza via bene. Ancora il Tavagnacco, Camporese, attacca Golini, il cross di Camporese è lungo, attenzione, poteva andare anche in porta, nulla di fatto. E intanto ecco qui il cambio quando siamo al minuto 50. Flavio sta per effettuare il cambio anche la Res Roma, entrerà la Consolo e uscirà la Nagni. Perfetto, grazie Delfina. Allora intanto ci segniamo la sostituzione di Sardu, che esce un po' in ombra, Rossella Sardu. E allora intanto eccolo il rinvio, calcio d'angolo Flaminia Simonetti. Parte il cross verso il cuore dell'area di rigore, messo fuori da Parisi, attenzione a Fracassi che prova il tiro col destro, pallone che spiove all'ultimo momento e si perde di poco alto sul fondo, sembrava a sorpresa Blancuzzi, che però con un bel colpo di reni era riuscita comunque a dare l'idea di essere sulla traiettoria. Rivediamo, proprio di pochissimo, pallone che è sceso tutto insieme negli ultimi centimetri di corsa. Intanto la profondità di Frizza per Camporese, che non ha capito le intenzioni della compagna. Pirone sostenuta da Simonetti e da Ciccotti, l'anticipo di Bissoli, poi ancora Pirone che chiede il fallo di mano da parte di Bissoli, l'arbitro non è dello stesso avviso, può partire il Tavagnacco, Brumana il lancio in profondità verso Giuliani su Colini, esce Pipitone che ha letto benissimo questa situazione, appoggia comodo con la testa verso Blancuzzi, il lancio in profondità di Camporese, sbaglia l'intervento Morra, attenzione a Brumana, l'intervento di Pipitone, incredibile la parata di Pipitone. Non è finita, Martinelli, Tuttino di prima verso Giuliani, si alza l'intensità della manovra offensiva del Tavagnacco, Parisi, il cross di Parisi, scavalcata la difesa della Res, Camporese cerca lo spazio per scaricare il sinistro, poi scarica ancora su Parisi, all'indietro dove c'è Martinelli, il cross di Martinelli, Giuliani di testa, pallone alto, incredibile la parata di Pipitone, rivediamo, Brumana il tocco e l'istinto di Pipitone con la mano aperta. Grandissimo intervento del portiere della Res, che si è fatta perdonare l'incertezza di qualche minuto fa. 25esimo minuto di questo secondo tempo. Ancora Simonetti sul pallone. Parte la traiettoria direttamente sul portiere, Blancuzzi con i pugni, però rinvia male. Allora Giuliani. Ancora Simonetti che interviene sul pallone, poi ha cercato l'imbucata centrale verso Pirone, c'era fuori gioco, l'arbitro lascia correre il vantaggio perché Blancuzzi aveva bloccato palla, Camporese, il lancio lungo verso Brumana, l'anticipo di Colini, prima di Brumana e prima di Lauriola, calcio d'angolo per il Tavagnacco, non c'è un attimo di respiro in questa fase di partita.
c'è Martinelli. Parisi, profondità per Zuliani che viene, anzi era Lauriola, anticipata nettamente. Nainggolan, Ciccotti fa scendere sulla sinistra Fracassi, arriva Brumana a dar fastidio, Fracassi all'indietro da dove c'è Morra, il lancio in avanti per Ciccotti, l'anticipo di Pochero, poi Tuttino, ancora Pochero, Camporese, dai e vai con Brumana, Camporese rinuncia allo scatto, il pallone era decisamente troppo lungo. Siamo intanto negli ultimi 10 minuti di questa partita, salvo recupero. La Res Roma tiene il vantaggio sul Tavagnacco per 1-0, la rete di Pittaccio dopo un minuto, su azione di calcio d'angolo, Nainggolan due volte su Pochero. Pirone va al contrasto durissimo con Bissoli e c'è il fallo. Si è sentito il colpo. Bissoli è evidentemente dolorante, non avrebbe comunque motivo per fingere. Abbiamo rivisto il colpo sinistro di Pirone sul sinistro di Bissoli. Brumana, il tocco verso Lauriola, la discesa di Camporese che nel frattempo si è portata a sinistra, quindi inversione degli esterni da parte di Sara Di Filippo. Martinelli è venuta a destra e Camporese è tornata a sinistra come nel primo tempo. Camporese cerca lo spazio per il tiro, lo prova, centrale la presa di Pipitone. Potrebbe cominciare a essere decisivo nell'economia del campionato. Intanto una magia di Brumana, Brumana in area, Brumana il tiro, respinto da Cunzolo, ancora il cross di Brumana, c'è Tuttino al limite dell'area, lo scarico verso Parisi, tiro di Parisi, deviato, una mischia incredibile al limite dell'area, poi esce col pallone Simonetti verso Pirone, può partire il contropiede della Res. Vediamo se Pirone ne ha ancora per superare Peressotto in velocità. L'intervento stavolta è preciso da parte della numero 5 del Tavagnacco. La grinta di Valeria Pirone. 3 minuti di recupero, Flavio. Perfetto, Delfina, grazie. Quindi si andrà avanti fino al minuto 93. Quindi poi, Delfina, avrai veramente un flash con i due allenatori. Attenzione, la profondità per Brumana. Brumana entra in area, Lauriola è da sola. Lauriola! Il pareggio del Tavagnacco! Il pareggio del Tavagnacco al 90esimo. Lo scatto in profondità di Brumana che poi ha trovato sul secondo palo Lauriola da sola. La delusione sul volto delle giocatrici della Res e su quello di Fabio Melillo. Rivediamo qui solamente l'ultima parte. Deve solamente appoggiare in rete. Brumana bravissima a trovare Lauriola proprio sulla linea di porta, bruciata Fracassi. E allora il pareggio del Tavagnacco. Camporese, attenzione, il cross di Camporese sporcato da Cozzolo, calcio d'angolo per le friulane. Deve tenere adesso la Res Roma, non deve abbattersi perché non è finita. Il calcio d'angolo in favore delle friulane, un minuto alla fine, c'è Camporese dalla bandierina, il cross di Camporese, il colpo di testa di Bissoli, poi cerca addirittura la rovesciata Brumana, c'è fallo. Calcio di punizione in favore della Res e allora quando mancano 40 secondi alla fine, vedremo se ci sarà tempo per l'ultima azione di questa partita davvero intensissima. Combattuta su ogni centimetro di campo, 30 alla fine, 30 secondi, il lancio di Pipitone, la respinta di Bissoli, Biasotto pare in avanti verso Pirone, il colpo di testa ancora di Bissoli, poi Nainggolan imprecisa verso Pirone, la presa di Blancuzzi, mancano 15 secondi, rilancio di Blancuzzi, col ginocchio Colini, pallone fuori e finisce qui. Finisce 1-1 fra Res Roma e Tavagnacco con la formazione.